Buonasera e ben ritrovati con Backstage, il nostro approfondimento settimanale che racconta e incontra le realtà sociali, ambientali e culturali di Busto e della Valle Olona. Questa sera siamo ritornati a Gorla Maggiore per incontrare l'associazione Stella Lucente e siamo qui con la presidente Nicoletta Orlando. Buonasera. Buonasera. Che ci racconterà un pochino la genesi di questa associazione, che non è tanto che opera sul territorio, però ha delle colonne che invece fanno volontariato da diversi anni, ma poi quello ne avremo modo di parlare. Innanzitutto, Presidente, se ci presenta un pochino la vostra realtà, la sua realtà. Allora, l'associazione è nata dal 2007, anche se in realtà i volontari operavano già sul territorio comunale. Facevano sia la vigilanza durante l'attraversamento pedonale dei ragazzini, soprattutto in prossimità delle scuole, e l'hanno fatto anche per un certo periodo all'oratorio, sotto l'oratorio estivo. E si occupavano anche dei trasporti, cioè accompagnavano le persone che avevano più bisogno nelle case di cura, oppure magari i ragazzi disabili nella loro struttura, magari durante il pomeriggio facevano sia l'andata che il ritorno, perché, proprio come un supporto ai genitori per aiutarli a recarsi in queste strutture. Nel 2007 si è costituita la Stella Lucente, e da lì abbiamo continuato questa attività sul territorio comunale, sempre vicino alle scuole, alla scuola elementare, alla scuola media e anche alla materna. Ultimamente, poi negli ultimi anni, i volontari sono un attimino diminuiti, allora abbiamo trascurato, diciamo tra virgolette, la scuola media, però sono ancora attivi alla scuola elementare e alla scuola materna. I trasporti anche continuano sul territorio in base alle richieste delle persone, in particolare gli utenti devono rivolgersi al comune dove manifestano appunto questo bisogno, magari anche solo di 2 settimane devono fare questa terapia, e i volontari con la macchina del comune si recano nella struttura che viene richiesta. E inoltre facevano anche prima del Covid un supporto, diciamo un ausilio alla mensa scolastica, soprattutto alla scuola elementare nel nostro territorio. Facevano anche alle scuole medie, soprattutto perché magari facevano dei rientri per dei corsi, diciamo, potremmo definirli, tipo il CET, il DELF che facevano i ragazzi, allora vigilavano sui ragazzi per non farli rientrare a casa, giusto che avevano mezz'ora di pausa, allora i volontari evitavano questo ritorno a casa e stavano lì loro a vigilare nell'aula mensa. Quindi è un servizio che appunto date da diverso tempo sul territorio comunale, e qui con noi abbiamo due colonne, diciamo, della vostra associazione, sì, sono signor Luigi e Guido, che da sempre sono con voi. Già prima che nasceva l'associazione loro hanno iniziato a fare i volontari, sempre con queste funzioni, sia nei trasporti, in particolare appunto Guido, e nell'attraversamento pedonale Luigi, anche Guido, e tuttora continuano, sono appunto i nostri veterani dell'associazione. E devo dire che nella valle siamo anche tra gli unici forse un po' rimasti in ausilio all'amministrazione, perché molti comuni poi hanno dovuto appoggiarsi alla protezione civile oppure anche all'associazione magari dei carabinieri in pensione, invece noi come associazione di volontariato siamo rimasti e continuiamo la nostra attività. Siamo circa una decina, anche perché poi con il Covid i trasporti abbiamo dovuto un attimo sospenderli, e anche la mensa, ovviamente, dato tutti i parametri, non abbiamo potuto, certo, ci sono state delle limitazioni, volontari, esatto, per quanto riguarda la vostra attività. Anche perché poi anche i bambini sono stati a casa da scuola, quindi non c'è stata quella necessità. Mentre comunque devo dire che l'attività più viva è quella della vigilanza nell'attraversamento pedonale. Magari facciamo raccontare ai diretti interessati, diciamo così, quelli che operano sul campo, quello che fate, quello che anche poi magari quello che regalate e quello che vi viene ricevuto, ricevete in cambio dai bambini quando li aiutate ad attraversare la strada. Beh, diciamo, il nostro lavoro principalmente è quello di far attraversare i bambini, no? Quindi siamo sulla strada, piove, grandina, nevica, quelle cose lì. E poi ci sentiamo un po', come posso dire, ringraziati dai bambini quando ci vedono, e quindi è un servizio che facciamo abbastanza volentieri, insomma, ecco. Il resto
Lo fate principalmente, come diceva la Presidente, sia alle scuole elementari e anche alla scuola materna? Esatto, siamo un gruppo alle scuole elementari e un gruppo alla scuola materna, mentre anni scorsi si faceva anche alle medie, che purtroppo un po' per il personale, un po' perché i ragazzi si gestiscono abbastanza da soli e quindi vabbè, è finito di là e continuiamo di qua, insomma. Se vuole aggiungere qualcosa anche Guido sulla sua esperienza, visto che è partito proprio agli albori dell'associazione. Diciamo che sono decenni che facciamo questo tipo di servizio a comune e cerchiamo di farlo in un modo semplice e di non creare dei problemi, perché siamo anche guidati. Non è che facciamo servizio così tanto per farlo, è un servizio un po' qualificato, perché ci sono i genitori, quando escono dal parcheggio, vogliono uscire, bisogna avvertirli di non uscire con le dovute maniere, se no si litiga e creano dei problemi a chi ci guida, al sindaco, agli assessori, alla polizia municipale e alla nostra presidente, che anche lei da tanti anni ci segue e ci consiglia come ci dobbiamo comportare. Quindi immagino un presidente che fate anche degli incontri tra di voi per Senz'altro. Sì, facciamo sia tra di noi per formarci, ma anche per organizzarci nel nostro interno. E anche con la polizia locale, prima di iniziare ogni anno il servizio, ma anche durante poi l'anno che dovessero esserci problemi, con la polizia locale facciamo sia la formazione per il volontario che inizia, ma anche facciamo un refresh, se possiamo dire, anche delle regole comunque che abbiamo, anche perché bisogna tenere presente che magari gli orari possono anche cambiare, quindi dobbiamo vedere anche la viabilità, magari è stata anche modificata, magari anche per esigenze dell'amministrazione o anche per questioni insomma di polizia locale, e quindi loro sì, ogni anno all'inizio del servizio ci troviamo e poi anche durante l'anno, se dovesse esserci un'emergenza, il vigile ci comunica e ci troviamo. Sì, fanno, ogni volontario che inizia fa un corso di preparazione all'attività, insomma, non vengono messi allo sbaraglio, ecco, oltre poi comunque. E anche chi inizia fa poi tipo 2 o 3 settimane, anche un mese, insieme a un altro volontario già più anziano. Sì, in appoggio a, diciamo, per sì, imparare a... Ma anche per permettergli di conoscere la realtà locale anche. E legandomi poi al discorso che stava facendo sulla polizia locale, siete stati coinvolti anche in un progetto di sensibilizzazione per quanto riguarda la sicurezza stradale, se ce ne vuole parlare? Sì, abbiamo aderito a questo progetto che ci è stato proposto dall'amministrazione, perché lo troviamo soprattutto molto educativo per i nostri ragazzi, che sono il nostro futuro, i nostri bambini, anche perché comunque noi siamo per loro delle figure di riferimento, perché ci vedono tutti i giorni, tutte le mattine, e quindi ci sembrava anche giusto dare il nostro volto, il nostro appoggio in pieno a questa attività che riteniamo molto importante per sensibilizzare, ma anche per prevenire le situazioni più pericolose. C'è stata recentemente anche una manifestazione pubblica. Sì, in cui hanno partecipato i volontari in aiuto, in supporto, diciamo, all'amministrazione comunale, tramite appunto con l'aiuto alla protezione civile, alla polizia locale, sotto aiuto ai bambini, questa attività ludico, era più che altro ludica, ma proprio per sensibilizzarli anche alla tematica e anche educarli alla protezione stradale. E poi per quanto riguarda invece, tornando un pochino a monte, al servizio di trasporto verso le strutture sanitarie, comunque... Sì, strutture sanitarie della valle, della zona in genere. Diciamo che sono andati fino a Varese, Milano, proprio in base all'esigenza che la famiglia presenta. Ci sono tuttora delle persone che vi contattano, chiedono... E si rivolgono al comune, bisogna andare all'ufficio dei servizi sociali, persona appunto vede la situazione e ci chiama, ci contatta e vediamo e organizziamo il trasporto. Sì. Comunque, essendo poi un'associazione ovviamente tutta di volontari, immaginiamo che ci sia anche bisogno di nuove leve, sì, comunque di un supporto. Sì. Il problema maggiore che riscontriamo è trovare dei nuovi volontari. Anche perché, come ha detto Luigi, l'ha definito un lavoro, perché per loro è vero, sono già in pensione ovviamente, come potete,
Però per loro è proprio un lavoro, quindi hanno un impegno costante, cioè di andare tutti i giorni, tutte le mattine alle 8 meno un quarto, di essere già lì, di finire anche alle 8 e 10, 8 e un quarto, comunque anche chi fa l'asilo termina anche verso le 4 e mezza, 5, per vigilare, perché comunque fino a che non va via l'ultimo bambino, loro da lì non si muovono. Quindi loro lo vedono proprio come un lavoro, un impegno vero e proprio diventato. È un impegno che, insomma, al mattino ti devi alzare ripeto, piove, nevica, sei là. Certo, ma immagino che sia un impegno però che riempie il cuore, come dicevamo prima. Esatto. Perché vi portate magari a casa, non so, Luigi, se vuole raccontare qualche episodio particolare che le è successo nella sua lunga esperienza di volontario fuori dalle scuole, che magari ha ricevuto un regalo speciale da un bambino, comunque una speciale gratificazione. Ci sono stati degli anni scorsi qualche mamma che a Natale o a Pasqua arrivava con un pensiero, no? Insomma, questo faceva molto piacere, insomma, vuol dire che c'era un certo interesse da parte loro verso di noi, no? Questo. Per quanto riguarda i bambini, la soddisfazione maggiore è quella che ti senti dire grazie, quelle cose lì, ciao. Cioè una cosa siete abbastanza riconosciuti e siete una presenza riconosciuta. Bravo. Dai bambini anche al di fuori del nostro servizio, ti trovano sulla strada e quindi ti fa riempire un po' il cuore, insomma, ecco. Ci chiamano nonno vigile quando ci vedono in giro, perché dopo tanti anni ci riconoscono. Certo, che poi magari sono fanno anche dei bambini che vedete crescere, perché comunque è vero, diventano grandi. Dice, ma anni fa la vedevo che veniva a scuola, adesso si sta sposando, c'ha la fidanzata, quindi sì, sono una costante, cioè, presente nella loro vita, sì. Per noi che sono tanti anni, specialmente per Guido che ha iniziato ancora prima di me, io ho iniziato nel 2003, lui ancora prima, quindi ne sono passati di anni. Non so se avete altro, parlo alla Presidente, se avete altre iniziative in programma, se è vero che avete bisogno di volontari, quindi di forze nuove, se avete qualche altro sogno nel cassetto. Sì. Allora, sicuramente i nuovi volontari sarebbe una nuova linfa, una boccata di ossigeno anche per l'associazione. È vero che il periodo è un attimino un po' critico, però insomma dà sempre una forza, una vitalità più a un gruppo che è ben consolidato, anzi accogliere nuove leve è anche piacevole, no? Stimolante, perché può portare nuove idee, nuovi progetti anche da realizzare. Ora, concluso il progetto magari con l'amministrazione comunale, sicuramente faremo magari degli altri corsi sull'educazione stradale e poi continueremo sempre la nostra collaborazione con l'amministrazione e vediamo poi in futuro cosa ci riserva. Io prima di venire qui leggevo, mi informavo, cercavo informazioni sulla vostra associazione e ho visto che collaborate spesso anche con altre realtà del territorio, quindi non è che siete chiusi, comunque siete molto aperti, fate riferimento all'amministrazione comunale e rispondete anche a un'esigenza che c'è sul territorio, però collaborate anche con altre associazioni della zona. Sì, avevamo collaborato anche con il centro diurno, avevamo dato supporto anche lì col trasporto, avevamo collaborato anche con la parrocchia, con l'attraversamento durante, o anche accompagnandoli magari in chiesa, o se facevano delle attività extra, e ovviamente il maggior supporto lo diamo anche alla protezione civile, anche perché anche loro avevano fatto, alcuni volontari facevano parte sia della protezione civile che della Stella Lucente, quindi erano già anche formati con la protezione civile, quindi sono andati in loro supporto. Un'attività a cui abbiamo sempre partecipato era la giornata ecologica, per esempio, sul territorio, che abbiamo sempre fatto in passato. In cosa consisteva il vostro impegno? Si collaborava andando in giro, no? C'era la giornata ecologica, noi come controllore, un po' che ci controllava tutti i partecipanti a quella che tutto si manifestazione lì, ecco. Controllavamo un po', ecco. Posso raccontare un episodio? Anni fa siamo andati anche in gita con i bambini dell'asilo, come diceva Guido, tenerli un po'
Il supporto alle maestre, ecco, un aiuto, perché giustamente sta, essendo una, vengono tanti, certo. Può stare. I bambini poi tendono a... Esatto. Esatto, proprio un supporto, un aiuto per loro. Quindi noi vi ringraziamo, speriamo di aver dato voce a una realtà bella del territorio, vi chiamate anche Stella Lucente, quindi è anche già di per sé il nome che dà una linfa positiva. Vi ringraziamo per aver partecipato a Backstage, vi auguriamo di trovare nuovi volontari, se il Presidente magari vuole ricordare i punti dove vi possono contattare. È possibile rivolgersi alla Polizia Locale direttamente qui a Gorla Maggiore oppure all'URP del Comune o anche all'email che è stellalucente@gmail.com. Perfetto, allora ringraziamo la Presidente Nicoletta Orlando. Grazie a voi dell'invito. E le colonne Luigi e Guido. Grazie. E ai telespettatori diamo appuntamento a lunedì prossimo con Backstage. Buona serata. Grazie, buonasera. Grazie, buonasera.